tutti, oggi sono qua davanti alla mia libreria per fare un video abbastanza speciale, dedicato interamente alla mia libreria perché a breve dovrò salutarla. Presto infatti mi trasferirò, non potrò portare dietro la mia libreria e quasi tutti i libri che contiene, quindi ho pensato di realizzare un video in onore della mia libreria per celebrarla e raccontarvi un po' la sua storia. In pratica ho questa libreria da 13 anni, se non sbaglio. Appena ci siamo trasferiti in questa casa, mi sono messa ad arredare camera mia perché mi è sempre piaciuto arredare, progettare e quindi mi sono scelta da sola la mia prima libreria. La mia scelta è ricaduta su una libreria IKEA, nera per fare un po' di contrasto qua in camera che invece è bianca con un paio di pareti verdi e insomma molto chiara e luminosa, quindi ho scelto qualcosa in contrasto che mi piaceva particolarmente, così come la struttura della libreria che è fatta a mo' di cubi. Non ricordo esattamente il modello, però stiamo parlando di 13 anni fa, quindi penso ci siano tanti modelli molto simili e forse anche strutturati un tantino meglio. Lo scopo iniziale della mia libreria era quello di contenere i libri di scuola e i vari manuali, enciclopedie accumulate nel tempo, perché sono una persona estremamente curiosa e di solito i parenti, soprattutto mia nonna, mi regalavano libri dedicati ad esempio all'origami, alla cultura egizia, ai pesci, quindi ho tanti libri e enciclopedie di questo genere, oltre ovviamente ai romanzi che però sono aumentati tantissimo nel corso degli anni, così come i fumetti. Infatti, prima delle graphic novel, tantissimi miei scaffali erano riempiti dai manga, solo che sono piccolini i manga, quindi mi sembrava di sprecare spazio all'interno della libreria, quindi poi li ho spostati in un'altra libreria, diciamo comune, in casa mia, con degli scaffali molto piccoli in cui ci entrano alla perfezione i manga. Quindi si è liberato più spazio in libreria che ho subito riempito con libri e graphic novel. Penso che il libro più vecchio in libreria sia Poirot a Style's Court, che ho comprato all'usato un po' di tempo fa. E a parte che mi piace un sacco questa edizione vissuta, non lo so, sembra che racconti anche un'altra storia oltre a quella di Poirot. E questo libro in particolare è stato stampato, mi sembra, nell'87. Oltre ai libri di Poirot che mi piace collezionare in tante edizioni diverse, soprattutto di età diverse, perché è come costruire una sorta di collezione, non so, mi piace questa idea di avere i romanzi di Poirot in edizioni diverse, ma oltre a questo ho tanti altri libri usati in libreria. Un altro libro abbastanza malconcio della mia libreria è Hannibal di Thomas Harris. Questo è, se non sbaglio, il terzo volume nella serie di Hannibal Lecter. Non li ho ancora letti tutti, però mi piace molto il personaggio di Hannibal Lecter, mi affascina tanto e quindi era l'unico che mi mancava e mi sono lasciata tentare da questa edizione che tra l'altro è pocket, a me piacciono tutte le cose piccole e un po' cicciotte, quando si parla di libri, ma non solo vedendo i miei gatti. Comunque, a parte questo, è un'edizione molto vissuta e abbastanza logora. Però niente, non riuscivo a trovarlo da nessuna parte e mi sono lasciata tentare. Quando l'avevo preso, tra l'altro, mi ricordo che dicevo: ah, questa è la tipica edizione da spiaggia, quindi me lo leggerò magari all'ombra di un ombrellone. E invece no, ho sempre lavorato d'estate, quindi non mi sono mai goduta la lettura estiva sotto l'ombrellone. Però mi piacerebbe leggerlo presto, così come in realtà tutti i libri della mia libreria, però. Per quanto riguarda invece gli ultimi arrivi in libreria, penso che il romanzo più nuovo attualmente in mio possesso sia Ti ho trovato fra le stelle di Francesca Zappia. Questo mi era stato inviato dall'editore, ci ho fatto già anche una recensione al riguardo e penso sia l'ultima uscita in libreria. Invece, per quanto riguarda i miei ultimi acquisti, sono tre libri usati. Come potete vedere, mi piacciono particolarmente i libri usati. Ve li cito velocemente: ho preso questo romanzo che è un noir ambientato in Giappone di un'autrice francese, ovvero Kabukicho, ambientato nell'omonimo quartiere a luci rosse, appunto in Giappone. Ho preso poi Cecil Beach di Ian McEwan, una storia d'amore che penso sia molto tragica, o almeno mi aspetto questo. E infine Un estraneo al mio fianco. Mi sono imbattuta in questo titolo perché negli ultimi mesi mi sono avvicinata tantissimo alle storie crime vere. Ho iniziato a guardare ad esempio Un giorno in pretura
e così via, seguo tante serie di questo genere. In realtà il crime a me piace tantissimo e penso di aver visto ogni serie TV possibile al riguardo, però non ho mai letto nulla tratto da una storia vera e quindi mi sono imbattuta in questo romanzo che parla della storia vera per l'appunto di Ted Bundy, un serial killer americano. I primissimi libri che ho acquistato da sola, invece, sono ovviamente i libri di Harry Potter. A parte il numero 2 che mi era stato regalato, dal 3 in poi me li sono sempre acquistata da sola. È la mia serie del cuore, la serie fantasy che preferisco in assoluto, che mi piace rileggere, che ho riletto tante volte nel corso degli anni e che aspettavo tantissimo ogni anno, insomma, quando si avvicinava l'uscita di un nuovo libro di Harry Potter ero sempre molto emozionata e cercavo di arraffarmi la prima copia possibile il giorno stesso dell'uscita. Mi fa un po' tenerezza guardare adesso la mia libreria, perché se penso a qualche anno fa era quasi vuota, con una sola fila di libri su ogni scaffale, c'erano poi pile di manga, cioè li incastravo veramente in ogni buco possibile. C'erano questi manuali, libri sull'origami, sul cucito, poi pian piano ho iniziato a spostarli e a metterci sempre più libri, sempre più fumetti. Ho cambiato tantissime volte la disposizione dei libri, ho sperimentato disposizioni diverse. E adesso che sono arrivata a una sistemazione che mi rispecchia, che mi piace veramente tanto, perché a vista d'occhio c'è tutto quello che preferisco, tutto quello che ho amato di questa libreria e che continuo ad apprezzare tanto. Mi fa un po' tristezza doverle dire addio. Ovviamente non è che non tornerò mai più in questa casa, non è che non vedrò mai più la mia libreria, però il pensiero di non averla più in camera, di non poterla più guardare ogni giorno, mi lascia un po' una sensazione di tristezza. Oltre però a tutti questi ricordi nostalgici, la mia libreria nasconde tante perle, a cui sono legata tantissimo, non soltanto per il contenuto del libro e del fumetto, ma per quello che mi ricordano. Ad esempio, Niente di Ian Teller è uno dei tanti libri, per fortuna, che ho dedicati, a cui tengo particolarmente perché ho avuto l'opportunità di intervistare l'autrice a Mare di Libri. È stata un'intervista un po' difficile per me perché ero molto in soggezione, ero agitata, avevo tanta paura perché non sono abituata a queste cose, però allo stesso tempo sono fiera di me perché mi sono messa in gioco e alla fine il risultato finale mi è piaciuto. È stata un'esperienza che mi ha arricchito tanto e che mi ha fatto crescere, quindi sono particolarmente legata a questo libro. Ovviamente non posso non ricordare Abibi e l'esperienza favolosa dell'incontrare Craig Thompson. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, perché incontrare dal vivo un autore che ti piace, che ti stimola, che ti ha emozionata, è qualcosa veramente di indescrivibile. Tra l'altro, lui è stato uno dei pochissimi autori che mi ha fatto sentire a mio agio, nonostante io fossi abbastanza in soggezione e avessi timore, perché comunque non sono brava a parlare in inglese. E quindi volevo dire tante cose allo stesso tempo, niente, perché avevo paura di dirlo male, di non riuscire a spiegarmi. Lui invece è stato dolcissimo, mi ha fatto accomodare, si è interessato a me, mi ha chiesto che cosa faccio nella vita, quali sono i miei sogni. Insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata e conservo dei ricordi veramente molto molto belli di quel giorno. Riguardando un po' la libreria adesso, mi sono accorta che ci sono in realtà tanti fumetti a cui sono particolarmente legata, che mi suscitano un'emozione particolare. Non posso ovviamente citarli tutti perché verrebbe un video estremamente lungo, però un altro a cui sono particolarmente legata è La giusta misura di Flavia Biondi. Sono stata all'anteprima di questo fumetto e la BAO mi ha permesso di intervistare l'autrice in diretta su Instagram poco prima della presentazione e anche lì è stata una cosa nuovissima per me e ero molto emozionata e trattandosi di un'anteprima non avevo il fumetto fisico, l'ho visto per la prima volta lì ed è stato bellissimo perché leggere magari in digitale ti fa un effetto, avere l'opera poi cartacea, vederlo, sfogliarlo, insomma, mi ha fatto
un effetto particolare. L'autrice è stata poi meravigliosa, nonostante io fossi molto impacciata, è stata molto carina nei miei confronti e anche di quella giornata conservo un ricordo veramente meraviglioso. In questa libreria ci sono libri che ho già letto e libri che devo ancora leggere, ma c'è anche una terza categoria che si mette un po' a metà fra questi due, ovvero i libri che ho iniziato e mai terminato. Purtroppo ci sono diversi libri che ho iniziato a leggere, ma che per un motivo o per un altro non mi hanno presa, non mi hanno appassionato, non mi stavano piacendo e che quindi ho accantonato. Con tanto di segnalibro ancora ben posizionata all'interno del libro, roba che spesso non trovo i miei segnalibri preferiti perché sono in mezzo a questi libri, ma mi sfugge di mente. Comunque, fra i tanti libri iniziati e mai terminati c'è Eragon, che purtroppo si trova qua dietro in fondo, quindi non sto a tirarlo fuori. In realtà 2 o 3 anni fa mi ero posta come obiettivo quello di terminare la saga perché ero arrivata a un quarto di Brisinghe, però non mi sento molto nel mood, più che altro ho paura. Cioè, da una parte vorrei sapere come va a finire la storia perché ha segnato comunque un po' la mia adolescenza. Ho paura che non mi tiri più fuori quelle emozioni e anzi che non mi piaccia più e quindi ho paura di rovinare un bel ricordo. Un altro libro, ad esempio, iniziato, mai terminato, ma che conto di recuperare presto, è Autorità di Jeff Van Der Meer. È il secondo libro della serie della trilogia dell'Area X. Ho visto di recente il film tratto da Annientamento, che avevo letto un po' di anni fa. Il film sinceramente non mi è piaciuto molto, però sono comunque curiosa di andare avanti, anche perché oltre al secondo ho anche il terzo, quindi conto di leggerli assolutamente. Questo è un chiaro esempio comunque dei segnalibri più belli nei libri abbandonati. Questo è un segnalibro che mi è stato dedicato a una fiera dedicata alle carpe koi. A me piacciono tantissimo i pesci, non ci posso fare niente. E niente, ce l'ho depositato in un libro che ancora non ho terminato di leggere. In realtà mi sono accorta che c'è un segnalibro anche in Illumine, che io in realtà ho letto diverso tempo fa, ma l'aveva iniziato a leggere Mr. Cibi e ci ha lasciato anche lui uno dei segnalibri più belli che possediamo, perché in realtà sono due segnalibri in uno, adesso c'è una luce pazzesca. Comunque, sono due segnalibri che abbiamo preso in Egitto. Non avevamo due plastiche in cui mantenerli, quindi abbiamo utilizzato quello che avevamo per tenere entrambi. E lui l'ha utilizzato per leggere Illumine, che poi ha abbandonato, mi ha restituito. E niente, quindi in libreria ho anche Illumine con questo bellissimo segnalibro depositato al suo interno. Vabbè. La cosa buffa è che mi capitano spesso questi episodi, nel senso che sfogliando magari un libro, non so, magari voglio consigliarlo a uno di casa, a un mio amico, o semplicemente mi capita di risfogliare un libro, spesso ci trovo dentro segnalibri, bigliettini, note, perché oltre ai segnalibri, spesso tendo a tener traccia della lettura anche con quello che mi capita a tiro, e quindi spesso ci sono bigliettini, post-it, sparsi in giro, ed è bello ritrovarli nei libri perché ti chiedi, ma come ci è finito? Oppure fanno venire in mente episodi legati alla lettura. Ah, già, è vero che in quel periodo stavo facendo questo. Insomma, è molto buffo. Questa era quindi la storia in breve della mia libreria, a cui dovrò presto dire ciao. Mi viene un po' il magone. Ovviamente non lascerò tutto qua. Cercherò di portarmi via più libri e fumetti possibili che devo ancora leggere, ovviamente. Quelli già letti penso che rimarranno qua. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono i ricordi più belli che avete legati alla vostra libreria, da quanto tempo ce l'avete, come la state organizzando, insomma, se avete delle curiosità al riguardo mi piacerebbe confrontarci. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono i ricordi più belli che avete legati alla vostra libreria, mi piacerebbe ascoltare le vostre storie. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!